Mi hanno detto che è un buon film, divertente. Che due palle, non mi sono mai annoiata così tanto. Ti giuro che la prossima volta il film lo scelgo io. Ma che cosa c'entro io? Su Chuck c'era scritto che era bellissimo, dai. Poi tu non ti diverti mai. Dimmi una cosa che ti diverte, dimmene una. Ma senti chi parla, sei sempre stato tu a dirmi che ormai non ti diverte più niente, manco avessi 50 anni. Guarda, che per il bagaglio di esperienze che ho accumulato potrei averne 40/50. Per fortuna che ho il fisico che mi sbugiarda, sono una roccia, tocca qui, tocca. Dai, andiamo a mangiare, che io ho fame. Abbiamo vari optional. Sentiamo. Bene, potremmo spararci l'apertura di un nuovo locale in via Solferino, gestito da Dante, ex Nepenta. I pro e i contro? I pro che sarà pieno di fica, i contro che rischiamo di non azzannare un maccherone prima dell'uno. Escludo. Va bene, allora potremmo andare a casa dei miei, ci facciamo uno spago volante e poi ci cocchiamo tutte le sintesi e partite di coppa. Bocciato. A questo punto allora scatta il programma tipico. Raggiungere tavolata mostruosa con formazioni di genti e razze eterogenee. Ti prego, dai, non dirmi di no, al massimo del divertimento. E va bene. Aggiudicatore di papele. Uè, ragazzi, ma come avete fatto a resistere senza di me fino alle 11? Pirla, sediti e ordina che abbiamo fame. Uè, vedo che anche stasera il Beppi manca l'appello. Doveva venire con la Nicoletta, ma poi lei, come al solito, gli ha dato buca un'altra volta. Giuro che il Beppi è imbarazzante. Trattasi di uomo senza dignità. Squalificato, tornare in panchina. Uè, Cervo, novità quote? C'è una buona presa su Milan-Atalanta, 50% il 2. Presa l'Atalanta, mando 5 pezzi da 100. Anche i documenti. Previsioni per il weekend? Pensavamo di andare su in campagna dai miei. No, escluso, amore. Guarda, io lunedì c'ho l'esame. Ho già corrotto un bidello, ma se non prendo almeno 25 non cuco regali dai miei. Oh, a meno che non vinca l'Atalanta e allora l'esame se lo fa il bidello. Oh, c'ho una fame mostruosa. Aspetta un attimo. Uno, guarda, uno, due. No, come questo. Tutto bene? Grazie. Da pazzi. Buonanotte, amore. Ti chiamo domani appena ho giocato a squash. No, basta, Luca. Non ce la faccio più ad andare avanti così. Che io ci sia o non ci sia, per te è la stessa cosa. Ogni sera mi propini migliaia di persone e non riusciamo mai a stare noi due soli. Non sapevo fossi contraria alla Torre di Babele. Ma sai che io, per riuscire a vederti, ho dovuto sorbirvi migliaia di partite di calcio, tennis, nuoto, squash. Io potrei scrivere un libro, la mia vita sugli spalti. Frena, ho capito. Ho acchiappato il discorso al volo. Mi vuoi mollare? Ma siccome non sai come giustificarti, peschi nel torbido, ti aiuto io. C'è qualcuno sulla piazza che ti interessa più del sottoscritto? Ma figurati! E allora, perfetto, che problema c'è? Ah, perché secondo te o una c'ha un altro oppure non ci sono problemi? Esatto. Tutto il resto si può recuperare. L'infedeltà non si può e non si deve recuperare. Oh, insomma, Luca, o tu cambi o così non si può più andare avanti. Come vuoi, cara. Ma cerchiamo un attimo di vedere come sono fatto. Per capire se il cambio potrebbe esserti favorevole. Aspetto morale è ineccepibile. Devozione totale. Carineria, sono i massimi. Prestazioni, voglio dire, lo sai, non mi risparmio mai neanche un secondo, ho rischiato anche di perdere il torneo primavera. Intelligenza, è mostruosa, generosità, ecco, generosità, di questo preferisco non parlarne. Se poi teniamo conto che in 12 mesi di temporali, vento, pioggia, io ti ho sempre accompagnata a casa, quando voglio dire, operando a casa mia ogni tanto si poteva anche chiamare un taxi, no? E allora, cosa c'è che non funziona? Cosa c'è? Ma a me questa vita non mi va bene, ho bisogno di qualcosa in più, di uno scatto avanti. Uno scatto in avanti? Vabbè, ho capito, ci sono una cosa da fare. E quale? Pagina 1, articolo 1. Sposarsi. Eccovi qua, come da manuale, accompagnato dai genitori. Con permesso. Mio padre, la signora Donati. Signora. Buonasera. Mia madre già la conosce, so che biscate insieme ai tavoli di gin. Bene, accomodatevi.
Visto? Ho mantenuto fede all'impegno. Mi sono preso tutte le responsabilità. Adesso bisognerà pensare ad organizzare il matrimonio, il ricevimento, gli invitati e poi anche il vestito. Noi faremo una cosa alla grande. Sarà il matrimonio dell'anno, una cosa da far impallidire le nozze di Andrea e Sara. Non si dovrà parlare d'altro. Mi scusi, ma ho l'impressione di averla già conosciuta. Ma veramente non ricordo, signora. Allora, avete già incrociato i guantoni? Mi scusi la domanda un po' brusca, signora, ma Raffaella, di quanti mesi è incinta? Ma veramente di nessun mese. Ma come? Non è incinta? No. E allora perché vi sposate? Ma papà, ma sono domande da farsi. Ci sposiamo per regolarizzare il nostro rapporto col sacro vincolo e poi procedere alla procreazione di un altro fenomeno come me. Regolare, no? Guardi questo. Questo? Mm? È spesso. È troppo spesso, no, è spesso, no. È spesso. Allora questo? Questo è leggero, guardi, è leggero, cosa mando? Delle piume, per favore, dai, su. Questo per esempio? Questo per esempio, questo andrebbe bene, eh? Sì? Ma per favore, dai, non ci siamo. Allora non so come aiutarla, li abbiamo visionati tutti. Dai, Luca, scegliene uno e amen. Ma scegliene uno e amen, ma non ci siamo capiti, amore, ma guarda che il cartoncino è importante, è solo da lì che si capisce se il matrimonio è di categoria o no, eh? E cominciamo da capo, su da bravo, dai. Allora, eccolo qui, guarda qui. Brutto, grezzo, sudato. Questo cos'è, per favore, dai, scarso. Fermi. È lui. Visto? Oh, finalmente, dai, andiamo che è tardi. Andiamo? Ma qui siamo solo all'inizio. Dobbiamo scegliere ancora i caratteri grafici, stendere il testo, comporre tutto il cartoncino. Dove vuoi che andiamo? Beh, io non posso proprio. Ho promesso a mia zia che andavo a prendere un tè con lei da Sant'Ambrose. Pensaci tu. Al tempo, ferma. I nomi della formazione, della famiglia, degli inviti. Ah, sì. Ecco, sì. Me li ha scritti tutti qui mia madre. Oh, bravo. Ciao. Ciao. Carlo Donati e Marisa Brambilla Donati per te. Brambilla. C'era la mamma Brambilla e non me l'ha detto. Eh no. Marisa, io ti cancello Brambilla, eh. Sapevo che la mamma Brambilla mi sposavo. Splendido, stupendo. E poi tu sei semplicemente deliziosa. Per lo strascico come lo pensavi lungo? 30 metri abbondanti. Una roba esagerata. Non gli dia retta, è un po' mega. Non male, non male. Se però permettete un consiglio da uno che ha un po' di gusto, io ecco, stringerei un po' sui fianchi e sul di dietro scollerei. Scollare dietro? Ma certo, l'idea della sposa sexy non è poi così malvagia. Scusa, immaginati la scena. Tu fai il tuo ingresso in chiesa, avanzi compito lungo la guida, seria, quasi mistica, passi e pa! La schiena tutta nuda, una scollatura vertiginosa. Beh, oh, è un bel effetto. Lei cosa ne pensa? Io la trovo un'idea orribile. Anch'io. Ma scusa, allora perché mi hai chiesto di fare la supervisione ai costumi? Ma chi ti ha chiesto niente? Ma pensa a te. Comunque, ha presente Carlo d'Inghilterra? Io mi vesto uguale. Datevi una regolata. Allora fissiamo per il 18 febbraio? Sì, che è il giorno del mio compleanno. E per i fiori ci avete già pensato? Tutto a posto. Mi sono già scatenato. Chiesa a livelli di giardino botanico. Ah, e per le musiche? C'ho già tutto in testa, guardi, verranno due DJ del Nepenta, da Stevie Wonder a Baglioni. E per il nostro ingresso pensavamo alla cavalcata delle Valchirie. Sa, la colonna sonora è troppo importante. Padre, invece avremmo pensato per i banchi di rivestirli di velluto blu elettrico. Così fa pandan con la guida. Va bene. Vedo che avete in mente un matrimonio esplosivo. Alla vetro di Cerina, 1600 invitati, si prevede il tutto esaurito. Senta, a proposito di invitati, non è che lei potrebbe mettere una buona parola per Giovanni Paolo? Chi? Giovanni Paolo, il Santo Padre. Matrimonio con benedizione del Papa e collegamento in Eurovisione, eh? Guardi che ci fa una bella figura anche lei, eh? Sì, sì. Sì, sì, può andare. Mi sembra di categoria, eh? Sì, direi di sì. Io lì metterei il divano che ci ha regalato mia madre. E lì farei l'angolo bar. Lì? Errore!
Questo è il centro strategico della stanza, per cui qui ci vuole il televisore maxi schermo gigante. Già li vedo tutti gli amici la domenica pomeriggio che si accalcano per seguire poltroniere da Silverstone. Già me li vedo. Va bene, però lì mettiamo il tavolo da pranzo. Lì, nell'oculo. Ma sei fuori? Ma qui ce ne stanno sei. A malapena scatolarli sette. Il tavolo da pranzo va messo qui. Ampi spazi, ampi orizzonti, ci si attavola informazione nutrita, poi dopo arriva il personale di colore che sparecchia, io sono già lì che preparo i mazzi. Oh, a proposito, a Natale facciamoci regalare un maxi cofanetto di fischi, servono più del panettone, eh? C'è corrente qui, c'è corrente. Copriti, amore, che la corrente è traditrice. Tu sei delicatina, eh? Poi ti viene la febbre, resti a letto, io devo uscire con un'altra. Facciamo presto. Scrivi. Ringraziare mio zio Gino per vaso. Finto cinese, capirai, si è sprecato con tutti quei soldi che c'è. Hai ragione, è molto meglio il vassoio d'argento che mi ha regalato mia zia Giovanna. Uè, ma cosa facciamo adesso, una gara tra parenti? Poi andiamo piano con le parole. Argento, il vassoio è di silver, lasciati servire. Poi ringraziare tua amica Giulietta per strepitosa idea cornice. È bellissima. Sì, infatti, chi dice niente? Ma voglio solo candidare all'Oscar per il miglior regalo originale. Mi sa che è la prima che regalo una cornice a matrimonio. Questo l'hanno portato adesso. Lo apro io. Accetto scommesse. Siamo nel campo floreale. O è un ficus Benjamin o è una melanzana di Chernobyl. Ve lo do a due quinti. Che tenero! Oh, ma chi te l'ha mandato? Sottoscritto. Ah, è il tuo regalo. Carino. Beh, signora, ma cosa mi ha preso per un pezzente? Questo è uno dei tanti antipasti. Il piatto forte arriva l'antivigilia, regolare, no? Ti vedo commossa, ti capisco. Anch'io in chiesa ho avuto un attimo di cedimento. Però ora rilassati, perché dopo la pratica chiesa scatta quella ricevimento. T'avverto, non sarà una passeggiata di salute. Ma signora, ma allora, ma si vuole infilare anche nel letto? Ma ci dia un po' di tregua. Mi raccomando, telefonate appena arrivate in Polinesia. Sì, dai, mamma, non ti preoccupare. Buonanotte. Beh, buon divertimento. Signora, non l'accompagno perché sono sfranto. Ciao, cara. Ciao. Scusa, scusa, scusa. No, 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 no. Non posso dormire a sinistra. E giuro che non è per ragioni politiche. Bella questa. Ma che calore, ma che calore, ma dai. Ma mi sembra di essere nella sola macchina del balietto di mio padre. Arsura. Arsura. Raffi, senti, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua? E già che ci sei, lo metti nel termos così resta bella ghiacciata, eh? Il termos non c'è. Regolare, ma hanno riempito di cornici, nessuno ha pensato alla viarsura. A me il bastone del comando. Mentre Jack Nicklaus si avvia tra l'ovazione del pubblico... Nicklaus Ballesteros testa a testa, scontro mitico. ...di terminare... in due colpi e quindi di scendere a meno 8. Jack Nicklaus, accanto a lui il figlio Jackie, che funge in questa occasione come in altre da portabastoni per il padre. Ma cosa fai? Dormi la prima notte di nozze? Ma dai, amore, sono in ballo come protagonista assoluto da stamattina. Non ti preoccupare, ci rifaremo in Polinesia. Amore, chi sta vincendo? Nicklaus o Ballesteros? Se continua questo ritmo di shopping mi faranno una statua qui a Monte Napoleone. Mamma mia. Ciao Luca. Ciao Raffi. Edoardo Luca. Buongiorno. Olimpia, la mia ex moglie. Ti vedo bene.
Anch'io ti vedo bene. Sì, 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 sto attraversando un momento psicofisico di splendore imbarazzante. Olimpia qui ne sa qualcosa. Beh, allora ci vediamo. Sì. Ciao. Ciao. Arrivederci. Olimpia, ma a te cosa sembra quell'Edoardo? Beh, normale. Esatto, uno squallo. Peggio per lei. Ti sei voluta separare? Fatti un giro di valze con quel superbone, va. Andiamo.